Ciao amici di Moto.it, sono Ila Neutro e sono al padiglione 11 stand T-Moto. Sono qui per presentarvi la nuova gamma delle moto Mito. Ilaria, mi rubi il lavoro! Stand T-Moto, vi vogliamo presentare la gamma appunto delle moto Mito, ma ora mi dai il microfono e andiamo a parlare con la faccia, con chi è dietro a questa bellissima azienda che sta portando un po' una rivoluzione in questo mondo delle moto a ruota piccola. Seguitemi! Sullo sfondo vedete la Pit Bike Mito M3, il fiore all'occhiello della gamma Mito, ma qui con noi abbiamo Alfonso, il responsabile dell'azienda T-Moto. Esatto, praticamente noi vogliamo mostrare non solo questa pit bike in essere, ma diciamo proprio un mood costante nell'utilizzo di queste pit bike, che non deve essere solamente relegato all'utilizzo in pista o magari nei circuiti privati, ma praticamente anche a 360 gradi tra famiglie e ragazzi che vogliono iniziare questo percorso. Come si fa praticamente a farlo? Inserendo questi prodotti qui, a partire dalla grande, dalla piccola e dalla media, per andare praticamente a intersecarsi in un discorso più globale che prende addirittura anche, diciamo, chi non ha mai avuto a che fare con una moto in essere. La M3 è un prodotto endotermico, da cosa è spinta? Che motore equipaggia? Praticamente questa abbiamo tre cilindrate, 125, 140 e 160, appunto per dare un'occasione sia ai ragazzi delle prime armi, sia ai quelli più esperti e quelli anche più navigati, di usare un prodotto di qualità, ma soprattutto un prodotto molto leggero, affidabile, alla portata di chiunque voglia intraprendere questo percorso, come abbiamo detto prima. Area elettrico dello stand Mito e vediamo due motorette assolutamente interessanti. Cosa abbiamo qua davanti? Qui praticamente abbiamo l'innovazione in persona, perché abbiamo sia la grossettina 1600 watt totalmente elettrica, versione motard, quindi con le gomme slick lisce, disponibile anche cross, che è quella più potente 2000 watt, sempre disponibile come cross e motard, per dare ai ragazzi sia emozioni in terreno sterrato, sia emozioni anche in pista asfaltata. Quindi una moto di piccole dimensioni ma assolutamente completa nella dotazione, forcella regolabile e poi una chicca molto molto interessante. Abbiamo due manettini con cui regolare la risposta dell'acceleratore, così che anche se questa è la vostra prima moto e vi state affacciando un po' al mondo delle due ruote, siete sempre in sicurezza. I motori elettrici ve li abbiamo raccontati, ma ora parliamo di pistoni, benzina e profumo di carburante. Questa è l'offerta Mito che avete portato allo stand. Volete un po' iniziare a raccontare questa gamma, come sì, è fatta, magari a chi è destinata? Queste praticamente sono le moto della generazione Z, raccontate praticamente da Mito, che sarebbe il nostro nuovo marchio dedicato appunto ai ragazzi della nuova generazione, partendo appunto da moto di questa dimensione qui, che sarebbe un 12-10 di ruota, dedicato a ragazzi già più piccoli, alle prime armi, per passare poi successivamente ad altre dimensioni, che sarebbero appunto la 14-12-125, quindi stessa cilindrata ma diverse dimensioni, per dare sia il discorso marce, quindi automatico e marce, sia per dare anche ai ragazzi le prime armi di guidare una vera e propria moto in un circuito che sia privato, sia anche il giardino di casa, ossia qualsiasi altro contesto che possa essere adattato a questo tipo di moto. E Alfonso, quanto costano questi due prodotti? Guarda, partiamo da prezzi veramente ridicoli. Per esempio, già una di queste siamo sulle 1000 euro circa, tutto compreso. Tieni conto che comunque sia ha un motore 125 quattro tempi, sia automatico sia a marce, quindi già è un'offerta del tutto bassa rispetto a una moto che si pone con una qualità un pochino più alta, sia per andare su una differenza di quasi 100-150 euro, perché parliamo semplicemente di un telaio più grande e discorso marce. Per finire col modello di punta, che sarebbe quella più grande, è disponibile in tutte le cilindrate 125, 140, 160, con ruota 17-14, per dare sia ai ragazzi giovani che vogliono intraprendere la strada del cross, più esperti, neofiti, o anche adulti che praticamente piace il cross ma non hanno, diciamo, la propensione di guidare una vera e propria cross grande e vogliono una moto molto più leggera, dinamica, come questa, che è una pit bike. Insomma, che presentazione, il fiore all'occhiello di Mito, e guardate un po' come ci sto in sella. Io sono 1,80 m, tocco benissimo con tutta la pianta del piede, però è una moto anche per adulti. Insomma, le moto esposte qui allo stand Mito ve l'ho raccontate, ve le abbiamo un po' raccontate, venite a scoprirle qua al padiglione 11, stand Mito. Per ora parliamo con la responsabile Ilaria, l'avete vista prima nella intro. Ciao Ilaria. Ciao, ciao a tutti. È un po' la faccia dietro a questo brand.
Qual è il tuo ruolo in azienda? Allora, io sicuramente utilizzerò le moto di T-Moto, andrò in pista sia cross che motard per farvi capire a voi ragazzi e a voi soprattutto ragazze che questo mondo è dedicato anche per noi, è una cosa importantissima e vorrei insomma un po' più di ragazze in giro in pista, insomma, in sella, generale. Esatto. Perché comunque te sei un po' la portavoce quindi del motociclismo per le ragazze. Come ti sei appassionata alle moto e soprattutto anche a questo brand? Beh, allora, io da quando sono piccolina diciamo che amo questo mondo, mi dà senso di libertà. Quindi in realtà da un annetto che ho iniziato ad andare in cross e mi è piaciuto, mi dà una scarica di adrenalina e quindi quando mi ha contattato Alfonso per me subito è stata amore a prima vista. E queste sì. moto ti piacciono? Queste moto sono fantastiche, vanno benissimo per i bambini più piccoli e insomma sono dei buoni prodotti. Poi ci si avvicina al motociclismo già da bambino, magari anche come hai detto te, per una ragazza che sale per la prima volta in sella. Te per caso le hai già provate queste moto? Le hai già guidate? No, non le ho ancora provate, ma appena finisce ICMA sicuramente andrò in pista, sia cross che motard. Poi ti vedo una ragazza molto solare, di sicuro ti sei trovata con lo stile comunicativo di T-Moto, sicuramente di sicuro sui social, sì. Noi li guardiamo, loro sono sempre super attivi. Tra l'altro vi faremo vedere, qui lo vedrete, passare ora le immagini della sua moto e la moto che utilizzerà. Esatto, sì, qua c'è la mia nuova moto. Ha delle grafiche speciali, le costruirete, qualcosa del genere? Ha delle grafiche un po' particolari, sì, che riprendono un po' il mio Duke, quindi particolare. Okay. Quindi ragazzi, dai, noi ci vediamo nel prossimo video, seguite T-Moto sui social per vedere anche i progetti di Ilaria. Tutti i link sono in descrizione. Ciao ragazzi! Ciao! Veramente interessante. Poi io vi seguo sui social, andate fortissimo, TikTok, grazie. Instagram, eccetera, eccetera. E però ho dato un occhio anche al vostro sito e molto spesso fate anche degli sconti. Quindi visitate il sito di T-Moto dove troverete delle offerte imperdibili.